Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Eccoci nuovamente a parlare di aggiornamenti e come di consueto nelle versioni intermedie di Studio One, quindi quelle .5, Presonus ed il team di sviluppo si concentrano maggiormente sulla programmazione di features più richieste dagli utenti e anche questa volta è toccata le richieste raccolte sul forum di Presonus, nel nostro gruppo Facebook e nei seminari che tenemmo tempo fa al lancio della versione 5. Le features maggiormente richieste fanno riferimento alla Project Page, la sezione di mastering integrata che solo un DAW come Studio One possiede. Vediamole subito nel dettaglio. Andiamo quindi nella Project Page e iniziamo subito l'esplorazione delle nuove features. Creiamo un nuovo progetto, lo salviamo sulla nostra scrivania, facciamo OK e come vedremo adesso iniziamo subito dalle novità. Trasciniamo delle tracce master da masterizzare all'interno del progetto. Ho importato alcune tracce tratte dal prossimo album di Vincenzo Incenso per fare dei test. Come vediamo, la prima novità è ovviamente il trasporto della traccia all'interno della nostra lane di programmazione e come vediamo abbiamo non soltanto la traccia ma anche gli accordi contenuti in essa e la possibilità di inserire una programmazione manuale. Adesso le vedremo nel dettaglio. Infatti proprio la track automation che vediamo accesa ora grazie al pulsante show automations è una delle features più richieste ed è stata proprio l'aggiunta e deriva essenzialmente dallo stesso sistema utilizzato all'interno degli arrangiamenti e dei mix. I mastering engineer infatti ora possono accedere ad una o a più automazioni per ogni singola song. Questo riguarda non soltanto i parametri della project page ma anche i parametri contenuti all'interno dei plugin. Apriamo ad esempio un plugin e per aggiungere il parametro direttamente alla finestra di programmazione delle automazioni basta cliccare sul parametro con il tasto destro del mouse e fare Edit Automation. In questo caso sto sulla threshold e verrà automaticamente aggiunta la linea di programmazione della threshold alla nostra song. Qui abbiamo subito in visualizzazione sia l'uscita master, quindi l'automazione che possiamo fare sul master, quindi volume automation del master, sia quella della singola traccia su cui stiamo lavorando. Ad esempio vogliamo intervenire anche sul mix durante la programmazione, clicchiamo Edit Automation Mix e abbiamo tutte le lane adesso a disposizione per poter essere manipolate come normalmente possiamo fare sulla linea di programmazione di Studio One. Quindi prendere poi le singole parti e modificarle e far seguire l'automazione come vediamo in maniera molto semplice e rapida. Questo poi chiaramente ricama e ricalca tutte le funzioni di automazione lane, di automation lane e di programmazione che abbiamo già visto all'interno della sezione di arrangiamento di Studio One. Possiamo poi editare, togliere o aggiungere altri parametri direttamente dalla finestra di Automation Edit, dove ogni plugin elenca anche i tipi di controlli e quindi possiamo aggiungerli manualmente cliccando sul parametro e facendo add, viene automaticamente aggiunto anche in questo modo alla automation lane, ma è più semplice utilizzare il tasto destro del mouse e attivarla direttamente dalla finestra del plugin stesso. Questo sistema funziona su tutti i tipi di plugin, ad esempio anche quelli di terze parti. Prendiamo ad esempio il Vice EQ e selezionando il parametro appare in alto la manina che abbiamo già visto anche nella sezione di arrangement e trascinarla poi all'interno della traccia di automazione viene automaticamente aggiunta la banda del parametro selezionato ed è possibile appunto programmarla velocemente e farla seguire al plugin come vediamo. Questa è una grandissima innovazione che ci permette un controllo molto molto approfondito della programmazione di tutti i plugin
su ogni singola traccia contenuta nella project page, quindi nella sessione di mastering. Togliendo la traccia di automazione sparisce anche l'automazione del master, che in questo caso viene replicata come vediamo sotto, e quindi possiamo lavorare contemporaneamente sulla programmazione di due automation lane, sia sulla traccia singola sia sulla traccia master out contemporaneamente. Ovviamente, grazie all'aggiunta dell'automation lane, è possibile anche lavorare con il sistema della clip gain envelope che abbiamo già visto dalla versione 5.4 all'interno di Studio One, e per attivarla basta cliccare con il tasto destro sulla traccia e attivarla direttamente da qui. In questo modo possiamo lavorare all'interno della traccia master e quindi correggere le piccole imperfezioni che non influenzino però appunto i parametri dei plugin o del fader out o del master out appunto della traccia singola. In questo modo possiamo correggere quelle piccole imperfezioni dei clip o dei rumori digitali, oppure attenuare qualche piccola parte o enfatizzarne altre direttamente nella sezione di mastering, come se stessimo all'interno dell'arrangiamento. Questo in combinazione con la traccia di automazione ci permette un controllo totale della dinamica all'interno della traccia. Altra grandissima richiesta è ora disponibile nella finestra di project, ossia il listen bus. L'abbiamo richiesta in molti, l'ho richiesta io, tantissimi miei colleghi, ed ora è disponibile la sezione di listen bus, come vediamo, assegnabile direttamente alle uscite ad esempio delle cuffie, per poter inserire i plugin di emulazione come ad esempio Sienna e quindi lavorare con l'emulazione dell'ambiente in cuffia con la correzione delle cuffie prescelte senza influenzare il master. Questa è una situazione molto molto comoda che era stata richiesta subito all'uscita della project page. È ora stata finalmente integrata e fa la felicità non solo mia ma anche di tantissimi altri utenti. Sempre all'interno del listen bus possiamo poi ovviamente inserire ad esempio i plugin di correzione come appunto Sonarworks o altri che fanno riferimento appunto all'ascolto secondario su monitor esterni o su cuffie con sistemi di correzione. Nella sezione qui in alto a sinistra, dove inseriamo i nomi delle tracce, adesso la funzione Tab to Rename è attiva e quindi schiacciando sul pulsante Tab passiamo direttamente alla prossima traccia. È una piccolissima feature richiesta ma utile per velocizzare il rename dei files. In questa versione troviamo inoltre il Replace Audio Track. Se una song non è stata correttamente inviata alla project page, quindi dalla sezione di arrangiamento, e quindi non è stata ad esempio aggiornata come previsto all'interno della song, sono stati aggiunti dei comandi da tastiera per poter suggerire al project page di sostituire la traccia all'interno semplicemente trascinandola dalle cartelle esterne. Facciamo un esempio: se io volessi trascinare il nuovo mix, lo trascino direttamente sulla song tenendo premuto il pulsante Alt Shift, viene sostituita la traccia per la lunghezza della traccia precedente. In questo modo viene aggiornato il master direttamente sopra la stessa traccia. Ovviamente rimangono inalterate le automazioni, quindi occhio che dovremo poi comunque fare attenzione a ricorreggere tutto ciò che è stato fatto nella traccia di automazione. E come vediamo, infatti, l'automazione che era stata fatta precedentemente è rimasta nonostante il cambio del file. Se invece trasciniamo una traccia di lunghezza differente da quella che è già stata inserita, dovremo semplicemente fare il drag tenendo premuto Alt. In questo modo viene sostituita tutta la traccia senza tener conto della lunghezza del file. Come vediamo adesso, infatti, sovrapponendola la traccia non viene costretta nella stessa lunghezza. Trascinandola normalmente, come vediamo, il file viene agganciato direttamente in coda al file o precedente al file, ma se noi teniamo premuto Shift Command possiamo draggarla in maniera più libera e quindi posizionarla anche in punti diversi dall'aggancio standard che viene proposto da Studio One, e ovviamente diventa parte integrante della stessa traccia. Infatti, come vediamo ora, traccia 3 comprende sia questa prima parte che questa seconda parte, quindi non viste come tracce separate. Quindi è come se noi potessimo aggiungere appunto una coda o un intro allo stesso file
facendolo riconoscere come unico file. Un'altra grande novità è quella di poter renderizzare la traccia con i plugin caricati all'interno. Questo ci permette di salvare il processore e quindi continuare ad utilizzare altri plugin per altre tracce all'interno dello stesso mastering page. Possiamo in qualunque momento resettare il gain envelope, combinare la traccia con la seguente in questo modo e, come dicevo appunto, trasformarla in file audio renderizzato. In questo modo vengono preservati i parametri dei plugin che dopo il bounce vengono spenti, con una tail che, ad esempio, se utilizzassimo un riverbero avremmo bisogno di avere una coda un po' più lunga e quindi possiamo inserire qui la lunghezza ulteriore desiderata e fare ok. In questo modo vengono renderizzati i plugin che troviamo qui in insert, vengono spenti ma comunque i parametri vengono lasciati intatti qualora volessimo ritornare sui nostri passi per poter correggere ulteriormente i parametri che sono stati introdotti, salvando quindi il processore per poter usare anche gli stessi plugin, anche plugin molto più pesanti, all'interno di altre tracce contenute nella sessione di mastering. Come vediamo, i plugin sono stati spenti, quindi tolti dall'insert, ma possiamo in ogni momento tornare nella situazione iniziale cliccando con il tasto destro e fare Transform to Real Time Audio. E i plugin vengono ripristinati con tutti i parametri che sono stati programmati e ovviamente anche con la programmazione delle lane che sono state utilizzate. Con l'arrivo della 5.4 erano state introdotte delle nuove funzioni di export che ora sono incluse all'interno della sezione di Project Page. Quindi quando faremo Digital Release possiamo scegliere di esportare con file multipli in diversi formati, ad esempio WAV e MP3 contemporaneamente, o anche l'aggiunta del nuovo Opus File Format, il nuovissimo standard che prende il posto del vecchio sistema Vorbis e anche ovviamente dello Speex. Opus è appunto un file audio compresso lossy disegnato per codificare efficientemente il parlato e l'audio in generale in un formato molto più semplice, mentre rimaniamo in low latency per le interazioni real time, a volte troppo complesse per alcuni processori. È stato confermato l'effettivo miglioramento della qualità rispetto ai vecchi standard MP3, AAC e HEAAC. In questa versione 5.5 possiamo sia importare questo formato che esportare questo nuovo formato. E in questa pagina vediamo un nuovissimo algoritmo introdotto che si chiama Target Loudness. Quando esportiamo i file di mastering per le diverse piattaforme di streaming è importante sapere quale sia il target di riferimento loudness per ognuna di esse. Fare un match di tutta la loudness contenuta nell'album è un procedimento a volte tedioso e dispendioso in termini di tempo. Il nuovo controllo Target Loudness ci permette di settare un valore di target e di true peak, come vediamo, o selezionare quelli più comuni che troviamo qui all'interno. Abbiamo già pronti Deezer, Netflix, SoundCloud, Spotify, Tidal, YouTube, eccetera, eccetera. Oltre ai classici Amazon, Apple Music e gli standard appunto EBU. In alternativa, con l'opzione Custom possiamo aggiungere un valore di riferimento personale. Le tracce quindi vengono analizzate durante l'export per loudness e true peak, regolate secondo il parametro impostato. Questo sistema ci permette di prevenire i possibili errori o perdite di dinamica che poi una piattaforma di streaming applica per portare il nostro master ad un livello più standard. Io lo utilizzo per capire quanto effettivamente il mio master esportato venga sacrificato dallo streaming della piattaforma. Il master esportato viene poi pubblicato o su SoundCloud o sul nostro Presonus Sphere per poterlo fare ascoltare agli altri utenti di Studio One o ai nostri collaboratori che stanno utilizzando Studio One Sphere. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!